sorriso che ho stampato davanti a me, che porta il nome di Rita. Buongiorno, Rita Nesci. Buongiorno, Lucia. È un'altra di quelle storie Grazie. In cui molti di noi si potranno riconoscere. Penso proprio di sì, Lucia. Rita, abbiamo detto che ci diamo del tu, a me non riesce facile, ma siamo, sì. Siamo venuti così subito. Siamo più sciolti, più perché sono emozionatissima, quindi Rita, Grazie. Questa bellissima torinese. Grazie. Che nasce da un amore molto bello, quello sì. di mamma Giovannina e papà sì. Rocco. Sì. E c'è anche una sorella di 6 anni più grande di lei. Sì, sì. Però papà Rocco se ne va troppo presto. Troppo. Se ne va quando Rita è appena nata, è una neonata. Sì, sì. E mamma da questo dolore non si è mai ripresa. Mai. In realtà. Che cosa succede in quel momento? Succede questo. Innanzitutto ringrazio TV 2000 per darmi questa opportunità così bella, perché penso che per chi pratica la strada del dolore attraverso la malattia dei propri cari, in questo caso i genitori con i quali c'è un legame che è inscindibile, diventa quasi un atto liberatorio poterne parlare, quindi grazie Siamo davvero di cuore noi che lei per questa opportunità. E la storia di mamma è una storia che probabilmente viene segnata, mamma Giovanna si chiama mia madre, ma io affettuosamente la chiamo Giovannina. E penso però che ci sia da fare un piccolo antefatto. Presumo che la morte precoce di mio padre l'abbia segnata, ma penso che Giovanna sia stata segnata purtroppo da un'infanzia molto difficile, che è stata l'infanzia, il denominatore comune di tante famiglie meridionali numerosissime che crescono, vivono e nascono nei paesi del sud e dove purtroppo non ci sono le risorse per consentire ai propri figli di poter procedere verso un cammino di luce, insomma, certo. di apertura. Mamma è la prima di 12 figli ed è nata nell'entroterra calabrese. Di conseguenza a lei è toccato di doversi privare dell'amore dei suoi genitori. Una madre molto severa, un padre altrettanto severo, i nonni che invece con noi nipoti e con me in modo particolare sono stati dolcissimi, tenerissimi, e però con mamma purtroppo no, e soprattutto il nonno severo e anche molto, perdonami non Eugenio, anche molto manesco. Ecco, questo è l'antefatto ed è, secondo me era importante certo. dirlo per far capire per quale motivo mamma può non essersi mai ripresa dalla morte di Rocco, che era l'uomo che lei amava, perché lo ha vissuto come il suo salvatore. Quindi colui che l'ha tolta da questo clima familiare così opprimente e le ha dato la possibilità di fare una famiglia, di costruire la gioia di una famiglia, di avere dei figli, eccetera. Papà e mamma si conoscono a Torino, perché si trasferiscono a Torino ancora prima della grande immigrazione, quindi negli anni 50. E combinazione abitavano nello stesso palazzo, quindi lì intorno ai 20 anni scoppia questo grande amore. Papà si rende conto da subito che mamma viveva un clima familiare davvero molto pesante e quindi a un certo punto dice al nonno se le dava del voi, certo, perché comunque come era consuetudine. Ecco, questa è la foto di mio papà, al quale voglio, anche se non l'ho conosciuto, un bene dell'anima, perché penso che lui sia stato un po' ed è la mia stella, insomma. E quindi papà proprio porta via mamma, si sposano e subito nasce la prima figlia, Maria Pia. Dopodiché, per questo io nasco dopo quasi 7 anni, perché mamma fa fatica a rimanere di nuovo incinta, aveva avuto dei problemi. Quindi io nasco, come mi disse una mattina mia mamma, in cui ero particolarmente giù di morale, mi disse: Rita, tu sei nata da un atto d'amore. Credo che questa cosa in qualche modo, nel bene o nel male, mi abbia segnata. Tu porti il nome di Rita, che è la santa degli impossibili. Io credo che ci sia o questa no, è mamma quando essere. Qualche anno fa, piccinina, che stava ancora abbastanza bene. Sì, perché quando sono nata mamma ha avuto un parto molto difficile e quindi, essendo devota a Santa Rita, l'avevamo ha deciso immaginato. Di darmi questo nome che io porto indegnamente, ma sono anche molto legata alla figura di Santa Rita d'Acacia. Succede questo, quindi io nasco il 20 di settembre, il 5 di ottobre papà dice a mamma: devo andare alle Molinette di Torino, all'ospedale Molinette, a fare delle lastre, perché lui era un accanito fumatore, era da poco entrato in Fiat, quindi aveva realizzato il sogno di poter garantire alla sua famiglia uno stipendio sicuro, la possibilità poi di comprare casa, insomma tutto l'iter che le famiglie meridionali, chi è meridionale come me sa benissimo di cosa parlo.
E se non che il medico della Fiat, insomma, auscultandolo, sente che ha questa bronchitella. E lui, nella sua, insomma, professionalità, dice: signor Nesci, secondo me è il caso che lei vada a farsi un controllo. Lucia è stata la sua condanna a morte. Quindi 20 settembre la mia nascita, 5 di ottobre ricovero di papà, 20 novembre papà muore. Il 16 di novembre papà muore. Quindi mamma rimane vedova a 30 anni, papà ne aveva 32, io ero appena nata, Maria Pia 6 anni e mezzo. Maria Pia rimane così traumatizzata che per una quarantina di giorni ha la febbre. A qualcuno della famiglia, non so chi, venne l'improbabile idea di far vedere papà dentro la cassa. Sta bambina di 6 anni rimane segnata. Infatti da quel momento con mamma inizia per Maria Pia un percorso molto difficile. E io, crescendo, ohimè, sono obbligata in qualche modo a rendermi conto che se non mi prendevo cura io di Giovannina, le patate bollenti non piacciono a nessuno. Mamma si ammala di esaurimento nervoso. Quando si ammala lei di esaurimento, di depressione, ancora non si parlava, era un po' una vergogna, certo, parlare di malattia psichiatrica, di malattie neurologiche, e quindi si risolveva tutto dicendo: ma sì, ha un po' carattere così perché è una persona molto esaurita. Invece era proprio l'ingresso della malattia nella vita di mia mamma e nella nostra vita. Quanti anni avevi, Rita, quando hai preso coscienza di tutto questo? Guarda, Lucia, forse io da sempre ho preso coscienza di questo, solo che alcune volte le sensazioni che ci arrivano addosso sono così troppo più grandi di noi che diventa difficile diventarne consapevoli. Diciamo che io intorno agli 11 anni, quando Maria Pia si sposa, era giovanissima, decide di andare via di casa perché comunque per lei già da quel momento la situazione era insostenibile, anche perché, devo dirlo, purtroppo la malattia di mamma la faceva diventare insopportabile, perché le prendevano le crisi, dovevano accorrere i vicini di casa, si buttava per terra, si voleva suicidare, cioè, e per dei figli assistere a tutto questo. Ecco, quindi Maria Pia sceglie una strada. Io rimango a casa da sola con mamma, cosa dovevo fare? Se abbandonavo anch'io mia madre, mia mamma era persa. E io, in tutta onestà, non mi sono sentita di fare questo e ho avuto ragione a crederci, perché oggi Giovannina è una persona serena. Come sono stati? Allora, tu diventi la mammina di casa, 11 anni, questo lo fisso per i nostri telespettatori, è qualcosa che succede 20 anni, cioè 30 anni fa, ma insomma cerchiamo di renderci conto. Sì. Com'erano le tue giornate? Che cosa dovevi le fare oltre ad andare a scuola? Le giornate erano quelle di una ragazzina che andava a scuola, mamma lavorava. Devo premettere questo, mamma è stata una mamma, sì, molto severa, e a volte odiosa e insopportabile, perché purtroppo, ripeto, era la malattia che la trasformava, certo, così. E io ho avuto l'illuminazione, perché sono una persona di grande fede e questo senz'altro mi ha aiutato enormemente nel mio cammino. Io addirittura sono arrivata al punto di cambiare termine. Io non uso più il termine croce. Quelle che io ho superato non sono state croci, sono stati contrasti. Perché per apprezzare la luce devi prima stare in una stanza al buio, dopodiché puoi capire che cosa vuol dire la bellezza di una bella giornata di sole. Ecco. Quindi io andavo a scuola tranquillamente, ero anche una ragazzina molto diligente, anche perché a 11 anni andavo a pagare l'affitto in banca, andavo alla posta a pagare le bollette, mamma mi dava i soldini per andare al mercato a fare la spesa, quindi sono dovuta crescere prima del tempo. E con mamma da quel momento è chiaro che, rimanendo da sole, lei ed io, si è creato un feeling straordinario. Rita, tutto quindi questo però non ti impedisce di coltivare i sogni. L'impegno per mamma, i sogni. Certo. E qual è il sogno di Rita? Il sogno di Rita, sin da bambina, era quello di diventare danzatrice classica, cosa che però non ho potuto realizzare, perché mamma ovviamente non potevamo in famiglia permetterci di pagarmi, insomma, una scuola di danza. Questo però non mi impedisce, diventando poi, insomma, adolescente ragazzina, di andare in discoteca con le amichette, certo, come penso abbiamo fatto un po' tutti, e lì questo talento per la danza viene fuori.
E quindi nel 79, a 16 anni appena compiuti, vengo ingaggiata da una discoteca torinese che all'epoca andava per la maggiore, perché succedeva che quando iniziavo a ballare si faceva un po', insomma, il capannello intorno a me. Quindi la titolare del locale mi nota e mi propone di diventare, io credo di essere stata la prima in Italia, se c'è qualcuno che ci può contraddire mi piacerebbe 1900 saperlo, parliamo? 79, quindi agli inizi della famosa disco music, di cui poi io divento, insomma, un po' un'icona, quasi, bellissima. E quindi divento l'ombra, inizio a lavorare in questo locale come ombra cinese. Quindi si vedeva dietro ad un telo la mia silhouette che muoveva a ritmo di disco music. Poi da lì nasce l'opportunità poi di esibirsi anche, insomma, davanti a un pubblico vero. Il mio debutto è dopo qualche mese davanti a 1100 persone. Cioè, parliamo di cose enormi, io non ho, per un ragazzo, soprattutto per quei tempi, attenzione. Oltretutto autodidatta. Vengo notata anche da due famosi, erano campioni questi ragazzi, marito e moglie, Fiorella e Riccardo, mi ricordo ancora, due persone carinissime. Loro erano campioni europei di rock and roll acrobatico, mi notano danzare, e perché io nel mio modo di ballare sembrava che avessi alle spalle comunque un'impostazione da chi uno aveva studio, certo, studiato danza, eccetera. In realtà era insomma il mio dono, ecco, insieme anche alla capacità di cantare, mi piace cantare, eccetera. E quindi partecipo a tutte le selezioni regionali, arrivo a Genova e partecipo ai campionati italiani di disco music, e per me fu una grande soddisfazione perché ero ancora minorenne, quindi se avessi dovuto vincere, andare a Londra dove si disputava nei campionati mondiali, avrei dovuto avere l'assenso di mamma, che purtroppo da subito inizia a crearmi mille ostacoli. Quindi, insomma, e da lì inizia il mio percorso. Rita, in tutto questo tu sei sempre la mamma della tua mamma. Sempre la mamma. Attenzione, di mamma. Ritorniamo perché, a dirlo. Perché innanzitutto nel corso degli anni la malattia di Giovannina inizia a configurarsi in una maniera che per me come figlia diventa difficile da accettare, ma non posso fare a meno di pensare in quei momenti che mia mamma non abbia soltanto un esaurimento, ma quel grande disagio, poverella, che lei, questo grande dolore che lei si porta dentro, si stava configurando in una vera e propria malattia. Quindi diventa psicopatica, mamma. E Lucia, ti posso dire che non è stata una passeggiata la mia crescita, anche perché in tutto questo lei ovviamente veniva trasformata dalla malattia. Ecco, io ringrazio il Signore che mi ha in questo senso illuminato il cuore, lo voglio dire in questo momento per chi magari come me ha avuto, si trova in casa a dover affrontare una malattia psichiatrica che per un figlio è difficile da accettare. Non fate l'errore di confondere la persona a cui volete bene, che è colpita dalla malattia, non confondetela con la malattia. Mia sorella purtroppo ha confuso Giovannina con la malattia, quindi ha preferito erigere un muro, se n'è allontanata, si è fatta la sua famiglia e chi si è visto si è visto. Io purtroppo, un po' per necessità, perché a un certo punto, Lucia, mi sono trovata nella situazione in cui proprio schiettamente mi sono guardata dentro e ho chiesto a mio padre lassù, ho detto: Rocco, cosa devo fare? E da lassù mi è sembrato di sentire una voce che mi dicesse: prenditi cura di mamma, tu Rita, non abbandonarla. Il pensiero le era venuto qualche volta? Ci sono stati momenti di esasperazione in cui le ha detto: io Lucia, non posso, io non mi vergogno avanti a dirlo, perché ripeto, raccontare queste esperienze così forti non serve a nulla tenerle nel cassetto. A me la malattia di mamma mi ha fatto diventare una persona più forte. Vedi, chi mi incontra per strada, tu stessa non mi conoscevi. Ma nessuno potrebbe immaginare. Il sorriso. Io ho imparato a convertire il dolore in una forza. Tutto questo non arriva con un colpo di bacchetta magica. Si entra in gioco con la voglia di capire. Io da un certo punto in avanti della mia vita ho cercato di capire, quindi ho iniziato a documentarmi, ho iniziato a leggere libri, io stessa ho iniziato un mio percorso spirituale. Questo mi ha portato ad aprirmi, sentivo prima la testimonianza dello psicoterapeuta, che condivido perfettamente, il quale diceva: non vergognatevi a chiedere aiuto, non vi chiudete. Io posso dire grazie ad avere questo carattere solare che mi ha portato, là dove non ho visto aiuto, mi sono resa conto, mia sorella assente, la famiglia di mamma purtroppo assente, perché ripeto,
Le patate bollenti come la malattia psichiatrica, Lucia, non piacciono a nessuno. Si scappa. Però io, esatto, si tende a scappare. Io invece non ho avuto paura, non mi sono vergognata da un certo punto in avanti. Ho chiesto aiuto, Lucia, e ho trovato una marea di aiuto, perché poi il Signore ti dice chiedetevi sarà dato. Quindi ho trovato degli amici meravigliosi. Io, mi piace dire questo, che sul mio cammino ho incontrato tanti angeli custodi travestiti da terrestri. E quindi ancora oggi a Torino, adesso sono partita dalla nascita, adesso giusto per farvi capire, ho portato mia mamma 2 anni e mezzo con me a Roma nel 2006, perché le avevano sbagliato una terapia a Torino e mi stavano mandando Giovannina al Creatore. Io mi ero già trasferita a Roma perché a Dio piacendo avevo comunque per lavoro, grazie a Dio, di realizzare il mio percorso, di raggiungere i miei obiettivi, di realizzare i miei sogni. Nasciamo per questo, ognuno di noi ha il proprio percorso esistenziale da realizzare e io sentivo nel mio cuore di avere il mio. Se non che a Natale del 2005, andando su a Torino a trascorrere il Natale con mamma, perché guarda caso era da sola anche in quella circostanza, mamma mi dice: Rita, sento che me ne sto andando, non mi lasciare. Lucia, io non ci ho impiegato un attimo. A dicembre mia mamma mi ha detto così, alla fine di febbraio mia mamma era con me a Ciampino. Ho trovato casa, ho fatto il trasloco, tutto da sola. Ma io dico da sola, ma no, è perché c'è sempre qualcuno dall'alto che comunque ti aiuta. Ho tenuto mamma con me 2 anni e mezzo, sono riuscita a farla disintossicare da un piano terapeutico psichiatrico pesante che il suo fisico non sopportava. Dopodiché abbiamo trovato tramite una neurologa eccetera la strada giusta. Poi però non so per quale motivo la malattia ha fatto di nuovo in maniera molto forte la sua ricomparsa. E quindi io agli inizi del 2008, Lucia, non ce l'ho più fatta. Io ve lo dico, non mi vergogno a dirlo perché la mia testimonianza può servire ad altre persone, perché si possono trasformare le lacrime in gioia, ma bisogna avere il coraggio di crederci. Le cose si realizzano, ma bisogna crederci, bisogna imparare ad usare il cuore, che troppo spesso è un canale che teniamo chiuso. Io a gennaio 2008 sono arrivata al punto di puntarmi un coltello allo stomaco, perché non riuscivo a capire perché la mamma, nonostante vedesse da me l'aiuto, nonostante io stessi sacrificando la mia vita per lei, comunque ero il suo capro espiatorio. Poi una psichiatra a Torino mi spiegò: Rita, devi sapere che purtroppo la patologia di cui soffre tua mamma la porta, e non è perché succede nella prassi così, la porta a focalizzare su di te tutte le sue paturnie mentali, tutti i suoi disagi. E però non è facile da gestire. Allora in un momento in cui lei si è spaventata di questo mio gesto, perché a me mi ha preso una crisi di quelle che non auguro a nessuno. Sei esplosa. Ero esplosa, non ce la facevo più. Mamma mi ha detto va bene, riportami a Torino. Quindi dopo 2 anni di nuovo fa il trasloco, cerca casa per mamma. Io avevo avvisato i medici che stavano seguendo mia mamma del centro di igiene mentale che mamma non era affatto pronta ad affrontare una cosa così da sola. Per loro mia mamma stava bene, io invece sapevo che mia mamma era una miccia che si stava preparando ad esplodere. Purtroppo così è stato, perché lei soffriva anche di manie di persecuzione, quindi l'ho accompagnata a Torino, le ho preparato questo appartamento, presi in affitto tutto quanto, si è messa nei guai perché se l'è presa col vicino di casa, perché era fissata che sto signore andasse a casa a rubarle, invece non era così, e è stata malissimo, si è reso necessario un ricovero coatto, e da lì mammina purtroppo non è più uscita, perché poi è stato necessario fare la richiesta per un internamento in una... Però mammina c'è, mamma Giovannina c'è. Luci, ecco, questo è il messaggio bello che voglio far arrivare. Non solo mamma c'è, Lucia, credimi, io all'inizio mi ero data... Ma posso che fare una cosa? Possiamo continuare questo bellissimo discorso? Se è possibile, vieni con me, vieni, sì, vieni, okay. Perché noi siamo, guarda, abbiamo questo studio bellissimo, abbiamo il dottor Pasquale La Selva e continuiamo a vista, perché queste sono piccole cose che stiamo imparando, perché da quest'anno che abbiamo, Rita, ti metto al centro. Ciao, qui, ma ci siamo viste prima, buongiorno, e dottore, con Pasquale, ciao, piacere, sì. Perché mamma sì. L'abbiamo sì. Dovuta ricoverare, insomma è ospite sì, di una struttura. Mia mamma questo. Oggi è ospite di una struttura, però il messaggio bello e positivo che io voglio far arrivare è che grazie
grazie. Tu hai detto prima, dicevi, io ti ho molto vista e prima ti ho ascoltata attentamente, non credere. L'amore. Ne sono convinta. Il mio motto è: l'amore è il motore del mondo e chi mi conosce lo sa. L'amore che io ho dato a mia mamma e che oggi tuttora continuo a dare a mamma, io la chiamo due volte al giorno mamma, verso le 4 del pomeriggio alle 8 di sera, lei è lì seduta, aspetta, eccola lì, guardate questa foto bellissima, e risponde lei direttamente. Oggi mamma ha cambiato anche il suo modo di proporsi nei miei confronti, è diventata una persona molto più positiva, perché io non ho ceduto, Lucia. Nonostante, credetemi, le difficoltà sono state tante. Raccontarle così nell'ambito di una trasmissione forse arriva qualcosa, ma è chiaro che i percorsi vanno vissuti per capire che cosa significa gestire una malattia psichiatrica. Però oggi mia mamma, quando io le telefono, mi dice: Ritin, lei affettuosamente mi chiama Ritin in torinese, pensa alla tua vita. Io ce la faccio, sto lottando e per te io ce la faccio e stai serena. Cioè, mia mamma è una persona che ha sempre detto di no anche per dire di sì. Oggi invece mamma, grazie a Dio, ha imparato a dire sì, e questo lo posso dire, me lo voglio dire, grazie al mio amore.